Pietro Puzzone, allora, che emozione è stata rivedere Pietro, finalmente ha ripreso la sua vita in mano. Io sono molto felice perché Pietro se lo merita. È un percorso difficile, un percorso complicato e ha vinto, quindi si celebrano tante volte le sconfitte, ma è molto più bello celebrare le vittorie, quindi lui ha vinto e sono felice per lui e per la sua famiglia soprattutto. È impossibile non fare un passaggio anche su te e su quella che è la vicenda di tuo padre che ti riguarda da vicino. Ci sono stati degli sviluppi anche di recente su quella che è la vicenda. Se vuoi dire qualcosa, insomma, anche dopo quello No, che è venuto. ma semplicemente che noi come figli, come fratelli, andremo avanti fino alla fine, fino a quando non vedremo i colpevoli pagare per quello che hanno fatto. Piazza di Napoli. Ma guarda, io credo che De Laurentiis non potesse scegliere allenatore migliore. Certo è normale, tutti abbiamo avuto la suggestione del ritorno di Sarri perché anche chi dice di no l'ha avuta. Però è giusto dare spazio a Spalletti, un allenatore bravo, un allenatore che ha sempre centrato gli obiettivi che le società gli hanno dato, un allenatore di polso, di carattere, quello che serviva. Purtroppo Napoli e il Napoli non possono stare così troppo tempo lontani dalla Champions. E quindi la missione è proprio questa, anche se. Non lo so, io sono un inguaribile sognatore, quindi io spero sempre di vedere il Napoli lottare per lo scudetto. Ci sono squadre molto più attrezzate, ci sono squadre in questo momento più forti, però possiamo giocarcela. L'ultima sugli europei, oggi. Speriamo che non ce la giochiamo con la Juve, perché se no ce lo fanno vincere. Eccola. L'ultima sugli europei, Ma fuori era anche molto la Germania. difficile. Normale che il Belgio con De Bruyne e Hazard è una squadra e senza ne è un'altra, questo è fuori discussione. Il Belgio è molto forte. E noi dobbiamo pensare una partita alla volta, perché è inutile pensare a chi è uscito, perché se noi non pensiamo al Belgio usciamo pure noi. Quindi è una squadra che può arrivare fino in fondo. Io sono convinto che l'Italia possa arrivare fino in fondo. Ci vuole fortuna. Ci vuole fortuna, ci vuole bravura e ci vogliono competenze. L'Italia questo ce l'ha. La sfida Insigne Mertens, se ti posso dire, io spero che la vinca Insigne, però a questo punto se deve uscire. L'Italia con un gol di Mertens va bene lo stesso.